abusi della polizia e campagna per il numero identificativo di agenti impegnati in ordine pubblico. Una campagna che Amnesty ha lanciato, e quando si riferisce proprio anche al fatto che non sono stati adottati misure, non sono state adottate misure concrete per garantire i procedimenti giudiziari, si intende proprio anche questo. Chiediamo a Paolo e a Diego di fare anche un aggiornamento sul processo, ma già quando ne abbiamo parlato gli altri anni e parlandone anche in radio con l'avvocato Mainardi, ovviamente si sa che è un processo importantissimo per il fatto stesso di che si sta celebrando, ma un processo molto difficile, perché nonostante nell'ultima udienza un testimone oculare ha ricostruito fino ai dettagli minimi le fasi del pestaggio di Paolo, ovviamente si può solo parlare di Celerini che con viso coperto si sono accaniti contro di lui. Però crediamo che comunque la sua vicenda abbia una valenza emblematica e simbolica per cui ci si deve schierare, per cui la città di Brescia, le forze politiche e sociali della città di Brescia non solo si devono schierare, come si doveva fare per Genova, per Cucchi, per Sandri, per Aldrovrandi, eccetera eccetera. Ci sono battaglie da combattere che combattete tutti i giorni, che vi devono fare felici, rialzarvi la mattina, solo perché queste battaglie si fanno e si possono fare, verranno perse ma si faranno. Questa è una di quelle, altre adesso non le sto più elencare, le avete fatte e le farete ancora, perché quando si esce di casa si deve essere sicuri di tornare a casa, non e non di rischiare di non farlo perché qualcuno con una divisa a cui non piace la tua cresta piuttosto che la maglietta che hai addosso ha deciso che forse quella sera lì non devi tornare a casa. Questa è una cosa che deve far spingerti, sarà una cosa difficilissima, ma perché questa battaglia, semmai anche persa, deve essere combattuta fino in fondo. Amnesty chiede che le forze dell'ordine, non diciamo polizia che sembra limitativo, diciamo il nome completo, le forze dell'ordine, tutte quante, possano essere identificate quando stanno operando. Identificate ovviamente non vuol dire avere il nome, cognome, residenza, stato civile, eccetera. Semplicemente avere un qualche cosa, una sigla alfanumerica, che le consente di individuare una a una, perché qualora questa commettono abusi, come è stato e come è e come purtroppo accadrà ancora, possono essere identificate. Proprio perché, come già è stato egregiamente detto, se una persona sa di poter essere identificata, forse certe cose non le commette o ci pensa due o tre o quattro volte. Ma cosa chiede anche Amnesty? Che queste persone siano formate. Formate cosa vuol dire? Vuol dire che potrei narrarvi un episodio che è accaduto, o anche tanti altri, in cui le forze dell'ordine hanno sbagliato. Hanno sbagliato volontariamente? No, hanno sbagliato perché nessuno gli aveva detto come fare in quella certa situazione. Mi unisco a Paolo nel ringraziare chi ha organizzato questa serata, ormai questo appuntamento si verifica almeno da 4 anni se non ricordo male, e prima si parlava, Umberto parlava di meriti, secondo me i meriti vanno sicuramente suddivisi, sicuramente se il fatto che siamo arrivati quantomeno a un processo è dovuto sicuramente alla caparbietà del nostro gruppo, ma non dimentichiamo che dietro c'è stato un'unione di intenti, nel senso che cominciare da quegli organi di controinformazione, proprio come Radio Onda Adulto credo che sia, senza poi dimenticare il lavoro che ha fatto l'avvocato, la famiglia di Paolo, gli amici di Paolo e tutti quelli che comunque hanno contribuito a questa causa, che non hanno mai mollato, tutti quelli che per cui magari non esistono le battaglie perse. I can't believe the news today.
tutte le persone che sono intervenute, oggi. È bello vedere tantissime persone qua, tantissimi ragazzi che sono qua alla festa e che vivono con noi dandoci una mano. Anche e soprattutto bello vedere tante persone della curva che sono state chiamate e hanno risposto presenti in questo pomeriggio importante, dove grazie alla festa della Dea possiamo affrontare dei temi fondamentali sul futuro del tifo organizzato. Il fatto di Paolo lo abbiamo vissuto per molti molti anni noi. Celestino Colombia, chi se lo ricorda? Quante cazzo di volte abbiamo cercato di prendere l'attenzione, nessuno ci ha mai cagato. Quante cazzo di volte abbiamo cercato di dire che questa persona qua si è cacciata, è stata messa come tossico, drogato, problemi, che era un passante. Celestino Colombia è passato il 10 gennaio del 93, ma nessuno mai, quante volte noi abbiamo fatto qualcosa. Tante volte abbiamo ricordato più Stefano Furla, di Trieste, abbiamo ricordato tutte quelle persone che sono state buttate lì nel dimenticatoio, e Colombia è uno di quelli. Solo noi abbiamo sempre cercato di onorarlo, senza mai fare chissà che cosa, perché ce n'era costruita qua. Ciao a tutti, mi presento, sono Paolo Scaroni. Sono qua oggi per raccontare una brutta storia, storia che sentite tante le parole di Diego, perché io faccio troppo fatica a parlare di questa storiaccia. L'unica cosa che volevo dirvi è che volevo ringraziarvi tantissimo per tutta la solidarietà che avete sempre dato. Prima venendo la manifestazione con le cose dei miei amici a Brescia, poi venendo il processo di delegazione col Boccia. E quindi ringrazio di questo, vi ringrazio voi come vi ringrazio tutti i giorni d'Italia come la solidarietà. Grazie. Siamo qua oggi perché siamo sempre più convinti che questi appuntamenti, che non sono stati tanto per la verità, sono fondamentali per far uscire la comunità e quindi raggiungere l'obiettivo, il preciso scopo che ci siamo dati come gruppo. E quindi per me è molto importante che voi abbiate fatto questa scelta, e comunque è difficile perché, come diceva Claudio, c'è una grossa qualità nei nostri confronti, credo che sia pari solo al rispetto, almeno spero, che è nato in tutti questi anni. Dopo 7 anni, dopo 5 udienze, ancora non abbiamo capito perché a Verona c'è stato quello che c'è stato, un massacro. Stanno emergendo tante verità, quello che abbiamo cercato di dire sempre noi tutti questi anni. Sta emergendo soprattutto la responsabilità chiara, definita dalla polizia, nonché i propri limiti, ormai cronici, devo dire, che sono quelli che si sono realizzati in tantissime altre occasioni, in tantissime altre trasferte, in tantissime altre situazioni. Abbiamo sentito questi poliziotti fare delle ipotesi riguardo al suo ferimento, cioè prima di tutto quello che i suoi stessi amici l'avessero ferito con dei sassi, poi che fosse caduto partendo dalla testa contro il treno, quindi causando l'ematoma che poi l'ha portato in coma, addirittura cadendo dal treno picchiando gli scalini. Per fortuna ieri c'è stata questa udienza durante la quale il perito ha smentito tutte queste ipotesi, chiaramente questioni tecniche, e ha confermato l'ipotesi principale, quella che noi sappiamo tutti, cioè che Paolo è stato ferito da una sbarra o da un manganello liscio, presumibilmente usato al contrario del processo. Se queste posizioni non saranno puniti, non è perché non hanno commesso il fatto, questo voglio che sia chiaro, non saranno puniti perché non sono stati potuti essere identificati. Noi saremo presenti come gruppo, mi auguro che anche altri gruppi, altre realtà ci appoggino in tutta questa battaglia, perché lo ripeto, non è la battaglia di Paolo, non è la battaglia di Brescia 1911, è la battaglia per la verità, ma soprattutto è una battaglia secondo me di civiltà. Grazie.